siamo qui con la nostra Melania Caponetto. Giusto. Vieni da? Io vengo da Francofonte, provincia di Siracusa, diciamo insomma 30 km qua da Catania. Ok, e come mai hai scelto di frequentare, di venire proprio qui a Music Prime? E allora, io mi voglio anche un po' raccontare, no? Perché diciamo che la passione per la musica c'è stata sempre, da bambina, diciamo. Poi purtroppo, sai, gli eventi della vita un po' ti, come dire, ti tagliano le ali e quindi magari devi rinunciare a determinati sogni. Però poi, 5 anni fa, praticamente sì, circa nel 2012, feci la domanda per Italia's Got Talent, così sai quando tu fai una cosa tanto per dici, beh, ora faccio la domanda e gli scrivo. Stranamente mi hanno chiamato, da premettere che io allora non studiavo canto, quindi per me fu sicuramente una bella esperienza, anche se è andata male, ma non era questo, diciamo, il problema. Più che altro mi sono, come dire, è stato un input quello per iniziare a studiare canto. Quindi da lì iniziai un percorso proprio di scuola di canto con il mio vocal coach che mi segue oramai da anni, Ferdinando Sparacino, un ragazzo in gamba, un ragazzo insomma che sa fare bene il suo mestiere, che mi ha portato a un livello, diciamo, medio, se così si può dire. Io cerco di essere sempre modesta perché non mi piace, sai, c'è gente che magari io faccio, no, io coltivo la mia passione, che è proprio la mia passione, la faccio con tutto il cuore, a prescindere dai premi, da quello che ne consegue. Quindi iniziai questa bella avventura e da lì iniziai a fare gare, insomma a mettermi sempre in gioco, perché a me piace mettermi in gioco, perché comunque, come dire, è un po' una sfida un po' anche con me stessa, no? E quindi da lì, insomma, ho iniziato a fare un po' di cose. Poi quest'anno sono stata ad aprile al Palco dei Talenti a Comiso, che è un contest abbastanza, diciamo, serio, dove ho ricevuto un premio. Poi sono stata a Roma e mi hanno dato il premio della critica, perché poi ho scritto una canzone che l'ho scritta proprio, diciamo, a quattro mani, sempre col mio vocal, è uscita Anima a Metà, che è questo singolo, diciamo, che un po' mi appartiene, perché insomma è una storia che un po' mi riguarda. E quindi insomma questo percorso che continua e che mi piace, perché lo faccio veramente con tutta l'anima e il cuore, perché poi io credo che se le passioni le fai veramente perché le senti dentro, Certo, le coltivi. le coltivi, allora li fai, non ti pesano, perché io sono una che giro, vado, cammino, cioè per la musica e per andare a cantare sono arrivata a Messina, ovunque, a Roma, quindi figurati. Ecco, questa è Quindi tu stata. sei autrice della tua canzone? Sì, io sono autrice della mia canzone, sì. Il testo l'ho scritto io e la musica e gli arrangiamenti li ha fatti Ferdinando, che è il mio insegnante. Sì, bellissimo. Quello, diciamo, che era il mio sogno, anche se ora in cantiere, comunque in progetto c'è anche qualche altro inedito e quindi insomma ci stiamo lavorando. Ma nel frattempo io faccio workshop in interpretazione canora, ne ho fatto uno con Fabrizio Romagnoli proprio la settimana scorsa, ne avevo fatto uno ad aprile, perché sai, sono cose che comunque sono delle formazioni che ti insegnano tanto, ti danno tanto, perché quando tu devi studiare un testo, a prescindere che sia il tuo o una cover, tu ci devi entrare dentro quel Devi testo. saper interpretare Ecco, quel che testo. oggi è fondamentale, perché mi accorgo che oggi, oddio, ci sono delle gran belle voci in giro, per carità, delle ragazzine che insuperabili, che hanno delle estensioni vocali pazzesche, però mi accorgo che mancano spesso di interpretazione. E questa è una cosa che, cioè, tu ascolti, sì, è una bella voce, però non ti dà nulla. E questa è una cosa che sinceramente non. Oddio, sicuramente ci vuole la bella voce, la vocalità è importante, per carità, però tu devi trasmettere quando canti e questo è fondamentale. Sono d'accordo. Quindi la tua canzone, quella che adesso canterai, come si intitola? Questa che canterò oggi è Passant Toi, è una canzone di Lara Fabian in francese, che io conosco già da un po', perché ce l'avevo guarda caso in chiavetta e ogni tanto me la sentivo con la cuffia, questa canzone, e mi piaceva proprio la melodia. E quindi oggi ho scelto di fare questa, da premettere che ci ho studiato proprio questo weekend quando ho fatto questo workshop,
E quindi proprio sono entrata nel pezzo, perché poi ecco, te lo vivi tu, certo, non l'interprete, cioè che in quel caso, in questo caso era Lara Fabian, ma cioè l'ho interpretata io a modo mio. Senti tu. Sì. Perché è importante lavorare, certo, su un testo che oggi spesso, ecco, non si guarda questa cosa. Adesso sentiremo la nostra Melania Caponetto, che in è arte, molto in arte bella, sì, un nome d'arte. Sì. Vabbè, che poi insomma viene da Melania, perché a me spesso mi chiamano Mel, Bella, Mei, ma allora ho scelto Mel. Sai, oddio, io ne ho passate un po' di tante cose, però insomma oggi diciamo che grazie a Dio ho superato tutto. E per me veramente la musica è vita, cioè mi dà una solarità e un'emozione che è incredibile. Si vede, anche vivendo gli occhi a pulire, gli occhi a pulire, per parli di musica. Sì, è bello, grazie a voi. Ok, adesso vi lascio, con la nostra Melania Caponetto. Ciao! Faudra bien plus que ça pour te détruire, anéantir, pas ça. Sèche de pleurer, refous-moi l'amour. Te souviens-tu de cet enfant qui te voulait me faire en chantant? Je te manque si fort, pas sans toi. Je ne la vivrai pas cette vie-là. Si tu me reprenais dans tes bras, on pourrait construire tout ça. Non, pas sans toi. Ce serait même attends-moi. Sèche de pleurs, le temps nous attendra. Nous nous sommes perdus dans tout ça. Il n'y a plus de raison d'avoir peur, je crois. Sèche de pleurs, oh, on ne dorme plus fort. Toutes ces heures, on oubliait, on avait tort. Je te manque si fort, pas sans toi. Je ne la vivrai pas cette vie-là. Si tu me reprenais dans tes bras, on pourrait. Ni mon âme, ni mon corps, je te manque.